Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Come vedete oggi sul tavolo ho questa scatola che contiene una cosa molto particolare. Adesso faremo un veloce unboxing e scopriamo cosa c'è dentro. Per farlo arriverà una persona che lo farà insieme a noi. Io! Rachele! Eccola qua! Saluto a tutti! Ciao! Quindi oggi facciamo una cosa insieme. Sì! Giusto? Sì! Allora, adesso apriamo la scatola, vediamo il contenuto e procediamo. Allora, apriamo la scatola e vediamo cosa c'è dentro. Abbiamo comprato un secchio! Cosa c'è dentro quel secchio qua? Chiaramente non abbiamo comprato solo un secchio, è il contenuto quello che ci interessa. Scatola, via! Ok, andiamo a scoprire cosa c'è all'interno di questo secchio. Olè! Abbiamo due sacchetti, uno e uno, due. E poi tutti i cadenti. E poi ci sono quattro stuzzicadenti. E quattro stuzzicadenti. Quattro stuzzicadenti. Poi abbiamo chiaramente istruzioni per l'utilizzo. Allora, vi spiego brevemente. Questo è alginato, mentre questo è gesso. Quindi cosa andiamo a fare noi? Andremo a fare il calco delle nostre mani e lo faremo all'interno dell'alginato. Dopodiché, una volta che l'alginato si è asciugato, andiamo ad inserirgli il gesso. Il gesso. Così creiamo una scultura delle nostre mani. Procediamo? Cominciamo col lavoro? Per preparare il composto in alginato abbiamo bisogno di 1900 ml di acqua, tutta la busta di alginato, andremo a metterli insieme in questo contenitore, dopodiché le istruzioni ci dicono di mischiarlo con una frusta manuale o elettrica, noi ce l'abbiamo manuale quindi utilizzeremo quella manuale, abbiamo circa un minuto e mezzo per miscelare il composto. Dopodiché andremo a infilare le mani all'interno del composto per circa 4 minuti finché non asciuga. Fatto questo, poi procediamo con il resto. Quindi adesso prepariamo l'alginato. Questo è il nostro calco all'interno dell'alginato. Adesso le istruzioni ci dicono di sciacquarlo bene con dell'acqua, dopodiché prepariamo il gesso e lo inseriamo all'interno. Prima però diamo una bella sciacquata all'alginato. Gli ho dato una bella sciacquata sotto l'acqua,
Adesso dobbiamo preparare il composto col gesso, inserirlo all'interno delle cavità che si sono create nell'alginato grazie all'inserimento delle nostre mani e poi dobbiamo lasciarlo asciugare per 5-6 ore, dopodiché procediamo col passaggio successivo. Quindi prepariamo il gesso e lo cogliamo all'interno del nostro stampo. Sì. Giusto? Il nostro gesso è pronto, adesso lo andiamo a inserire all'interno del nostro stampo. La mia? Tutta la mia? Tutta? Adesso le istruzioni ci dicono di picchiare leggermente sui bordi in maniera tale da eliminare qualsiasi tipo di bolla d'aria. Picchietta anche tu, piano piano, così. Bravissima, eliminiamo tutte le bolle d'aria. A questo punto dobbiamo lasciare asciugare il gesso per almeno 5-6 ore, per cui ci vediamo... Alla prossima video! No, ci vediamo dopo! Ci vediamo dopo! Aspettateci, eh! Aspettateci, eh! Allora, sono passate circa 6 ore da quando abbiamo messo il gesso nell'alginato, nel nostro stampo. Adesso dobbiamo rovesciarlo e cominciare a togliere tutto l'alginato e vedere il risultato. Siamo pronti? Tu sei pronta? Lui è pronto? Andiamo. Vediamo. La tua manina, amore, guardate, non toccarla. No, ma è una cosa spettacolare, ragazzi, guardate solo così come si vede, è una figata pazzesca. Ragazzi, è veramente una cosa assurda. La fai toccare? C'è una definizione, tutte le rughe delle mani si vedono, cioè è proprio una cosa pazzesca. Pulisci bene anche tu, amore. Adesso provo ad andare a dargli una sciacquata sotto l'acqua per tirare via bene tutto l'alginato e poi ve lo faccio vedere più da vicino. Gli ho dato una pulita veloce e devo dire che il risultato è molto molto carino. Adesso sicuramente è da sistemare un pochino perché si sono formate alcune bolle d'aria probabilmente, però secondo me dandogli una bella sistemata il risultato poi sarà perfetto. Ora vi faccio vedere un po' più da vicino come è venuto. Il video di oggi termina qui, spero che il nostro calco delle mani 3D vi sia piaciuto, è sicuramente una bellissima idea da fare col proprio figlio, la propria figlia come ho fatto io,
secondo me è una cosa interessante che si potrebbe fare anche con il proprio fidanzato, fidanzata, moglie e marito. Io sono molto contento di aver acquistato questo kit. Devo ringraziare la persona che mi ha fatto conoscere questo prodotto, che è Michele Molteni, e vi consiglio di seguirlo su YouTube perché è uno youtuber veramente fuori di testa e simpaticissimo. Quindi grazie Michele. Adesso io e la Rachele vi salutiamo, ci vediamo al prossimo video, magari ci sarà ancora Rachele, forse. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciatemi un like, se non siete iscritti al canale iscrivetevi, vi mando come al solito un bacione e ci vediamo. Al prossimo video. Ciao a tutti! Ciao! Batti 5! Bravissimo!